Please welcome Mr. Ishihara to the stage. Signor Presidente, proviamo a vedere i sottotitoli. Ah, ok, c'è lui che traduce, grande. Infatti dicevo, era un po' difficile capirlo. It's thanks to all you passionate players that we're able to continue creating Pokemon games. この秋からポケモンの世界の新しい地方での冒険が始まります。これからそのカードとゲームの最新の情報をお届けしたいと思います。This fall, a new journey in a new region in the world of Pokemon is about to begin. And today, we're going to share some news about our upcoming games and the future of the trading card game. まずはこの映像をご覧ください。 First, please take a look at this video. Ok, qui si parla di le carte. Le nuove carte della nona generazione, sicuramente molto belle, purtroppo per collezionarle ci vogliono i miliardi ormai, ma quello è un altro dettaglio. Belle. Bellissime. Miliardi dire poco, vero? Nome dell'espansione? Ah no. Konnichiwa. Molto bello. 2023年から始まるポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットシリーズの世界初公開映像です。Poi queste sono le ex, ma ci sono anche le full art, ci saranno immagino più belle. Ok, cambiato il login EX. EX, scusate. Pokémon EX は種、1進化、2進化、それぞれの進化段階で登場し、高い HP に加えて強力な技や特性を持っている代わりに倒すことができればサイドを2枚取ることができます。そんなポケモン EX の中でも特に2進化のポケモン EX は取られるサイドは2枚ですが、ポケモン VMAX に並ぶ高い HP と少ないエネルギーで強力な技を繰り出せるポケモンが多く、一気に戦況を覆す力を持っています。このように強力な2進化のポケモン EX をはじめ、さまざまなポケモンたちが活躍する幅広い環境になっていきます。さらにスカーレット&バイオレットシリーズでは、逆転も大事なテーマになっていて、逆転のきっかけとなりうる能力を持ったポケモン、トレーナーズ、エネルギーなどが登場しています。Non vogliono far vedere troppo, vedi? Delle mosse. Qualche spoiler magari, non so. ポケモンたちもポケモン EX として登場していきますので、続報をお待ちください。ここまでお話をさせていただきましたポケモンカードゲームのスカーレット&バイオレットシリーズは、ポケモンカードゲームのニュースタンダードとしてこれまで以上の拡張性を持たせ、さまざまな形でゲームに刺激を与えていきます。ぜひこれからのポケモンカードゲームの進化をお楽しみに。さらにテラクリスタル、ありがとうございました。 Anche nelle carte immagino. Eccolo.Fine. Abbiamo avuto le nostre novità. A posto. Ci saranno Pokémon terra cristallizzati.
Thank you, Mr. Nagashima. That looks le like EX cristalline. Terra cristallina, come si chiama? Ok. Tergi Crystal, più o meno, sì. Now, before we honor our finalists and champions, I have one more announcement I'd like to share. No, aspetta. Aspetta. Questo è nuovo. Ok, qui fanno vedere, vabbè, un po' di lotta, però, come avevo detto, no? Qualche nuovo Pokémon ci scappa. Terra Crystal, vediamo. Cambia il tipo. Sono stranissimi però, eh. Guarda se mitraglia come mitraglia. Gallade. Tiranitar, grande. Fammelo vedere. Oddio. Cosa sto vedendo? Che è? Terra Blast. Bella però. Che aveva? Un fantasma di cristallo sulla testa. Quel Pikachu lì è esclusivo per chi preordina? 11月18日発売のポケットモンスターScarletto e Violetto. Ho imparato il giapponese. Finito? Ok, ho trovato. È quello, ma ho sbagliato sezione. Eccolo qua. Pokémon cavalcatura, drago normale, altezza, peso, abilità muta. E queste sono le cose che vi ho letto prima. Nuova mossa taglio coda. Crea una copia di se stesso usando parte dei suoi PS e si fa sostituire da un altro Pokémon della squadra. Vi piace almeno questo? Sto Pokémon? Non è male comunque il design, secondo me. Carino. A questo punto sì, ha assolutamente senso in realtà quello che è stato detto, eh? Ovvero che è la pre-Evo. Poi dovremmo magari affrontare qualcosa, una storia, un percorso per portarlo allo stadio finale. Poi il fatto che sia comunque un Pokémon cavalcatura. Collegato palesemente ai leggendari, vero? Qui non lo specificano, ma è probabile. E basta. Queste sono le novità. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito con me questo evento, la live. Se volete, salutate gli amici di YouTube. Per quelli che riguarderanno la live prossimamente. E noi ci becchiamo alla prossima. Se volete, domani sono in live su Twitch dalle 20. E alle 19 esce il programma completo di tutte le live della settimana. Ciao! È stato un piacere. Speravamo tutti di meglio, ma è così. Aspettative basse.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Pim.